Buonasera amici di San Giovanni Rotondonette, ci troviamo a Rignano Garganico per la 16ª edizione del Presepe Vivente. Abbiamo qui il presidente del Presepe Vivente, Luciano Draisci. Luciano, anche quest'anno il Presepe non ha deluso le aspettative, vero? Vero. Raccontaci un po' come sta andando. Sì, questo è il quarto anno che facciamo il gemellaggio con Deliceto e praticamente diverso dagli altri anni ci sono molte attività in più quest'anno. Oltre al gemellaggio abbiamo sia avuto un incontro con l'Agape, un'associazione che si occupa dei bambini nel reparto oncologico dell'ospedale di San Giovanni, al poliambulatorio, e lì siamo stati con delle nostre rappresentanze, figuranti, per rappresentarci e per dare un momento di gioia in questo reparto dove ci sono questi bambini. Poi oltre a questo avremo anche un'altra attività che è il 5 gennaio, che verranno da San Nicantro dei ragazzi down e che li faremo partecipare nelle nostre botteghe e nel nostro percorso faranno anche loro dei figuranti. E questo, io sono abbastanza soddisfatto di questa manifestazione, quest'anno mi sento un po' più realizzato in confronto all'anno scorso, perché siamo riusciti nell'intento sia nelle botteghe di migliorare l'aspetto dei personaggi, così degli oggetti e quant'altro, e sia per quanto riguarda le strade, i percorsi, insomma, che sono un po' più pieni, più allestiti. E anche il fatto della piccola civiltà contadina che ci tenevo così tanto, e stasera ho visto che è stato un gran successo, mi è piaciuto veramente tanto, sono veramente contento di questo. Eh sì, è stato un grande successo, in effetti c'è tantissima gente qui stasera e qui con noi abbiamo anche il sindaco Vito Di Carlo che fa da padrone di casa ospitando la delegazione di Deliceto accompagnata dal sindaco Antonio Montanino. Buonasera sindaco, come va questa serata? Come buonasera va? A voi soprattutto. Cioè, va benissimo, come ha detto il presidente del Presepe Vivente. Cioè, questa sera è una serata straordinaria, forse perché effettivamente cioè, con le manifestazioni che sono oltre a queste in itinere, altre manifestazioni, cioè, il tempo ci accompagna, pur essendo un paese di montagna, e noi sappiamo benissimo che in montagna non è semplice effettivamente fare delle manifestazioni. Questa sera è stata una serata stupenda, soprattutto perché cioè, come è stata organizzata dal presidente, infatti tutti i luoghi che abbiamo visitato, in ogni stanza o in ogni casa ha rappresentato qualche cosa che ha fatto rivivere e fa rivivere come effettivamente si viveva tanti anni fa. Sindaco Montanino, allora questo è il quarto anno che il Presepe Vivente di Rignano fa il gemellaggio col Presepe Vivente di Deliceto, ci dica le sue impressioni. Ma innanzitutto io devo ringraziare per gli apprezzamenti il sindaco Di Carlo, che come sempre è squisito insomma, nelle sue interventi. Devo dire che quanto più diciamo, la vita attuale diciamo, segue la tecnologia, quindi va avanti, tanto più si riescono ad apprezzare manifestazioni ed eventi come questo a Rignano Garganico, come a Deliceto, perché c'è veramente la riscoperta di una cultura del passato che però è ancora viva e trova tracce negli sguardi di tanti figuranti. Ci sono tante signore anziane, ma anche tanti ragazzi. Ragazzi, nel loro sguardo si vede e si ricalca quella che è stata anche la vita del passato. Per cui sono degli eventi, delle manifestazioni bellissime, sono il quarto anno che ci siamo gemellati con Rignano Garganico perché riteniamo che siano due realtà, due presepi viventi, tutte e due belli, ma che hanno di per sé delle esperienze diverse, Garganico e Monti Dauni. Per cui gemellare queste due realtà significa appunto consentire a tutti di vedere anche quali erano le diversità di vita nell'ambito dei due paesi, per cui è una bellissima esperienza. Devo congratularmi con il presepe di Rignano Garganico perché è veramente quest'anno credo che abbia fatto anche dei passi in avanti significativi, quindi sì, in tutta la sua bellezza. Ci sono delle date prossime
Sì, a De Riceto la prossima data, noi l'abbiamo fatto il 26, ci sarà il 6 di gennaio 2014, alla quale chiaramente prenderanno parte anche gli amici di Rignano Garganico, per cui l'invito a tutti anche a venire a De Riceto. D'accordo, grazie. Anche per voi. Certamente, non mancheremo. Grazie mille. Grazie a voi. Da Rignano Garganico è tutto, grazie, buonasera. A voi, buona serata. Grazie. E soprattutto a chi ci ascolta. Certo. Grazie.